Conferimento della laurea honoris causa, laurea in medicina in memoria di Lorena Quattrocchi, la giovane studentessa uccisa dal fidanzato a Furci Siculo il 31 marzo. Passione, caparbietà, tenacia e l'obiettivo di diventare una pediatra, un sogno spezzato la notte dello scorso 31 marzo in questa casa di Furci Siculo, uccisa dal fidanzato. Lorena 40 aveva 28 anni ed era una studentessa di medicina e chirurgia all'Università di Messina, una laureanda che sulla tesi ci stava lavorando e tanto, con la consueta meticolosità che metteva nello studio, ha raccontato il relatore della sua tesi, il professore Carmelo Salpietro. La sedia, la sua, di fronte alla commissione c'era, ma non era occupata. Quella tesi però è stata discussa lo stesso, lo ha fatto la sua amica e collega Vittoria, davanti ai genitori di Lorena, alla sorella e al fratellino, perché la laurea in medicina per Lorena era un atto dovuto per l'Ateneo Messinese. La pergamena è stata consegnata dal rettore Salvatore Cuzzo Crea alla madre al termine di una cerimonia in Aula Magna. 110 lode per Lorena, con il ricordo da parte di docenti e colleghi di una ragazza che aveva entusiasmo per ciò che stava facendo, che è arrivata in reparto si era integrata subito con tutti, soprattutto con i pazienti più piccoli, preparata e competente, la ricordano. E per questo la laurea alla memoria per l'Università di Messina era un atto dovuto, ha sottolineato il rettore, e Lorena verrà ricordata con una borsa di studio che l'università ha deciso di istituire a suo nome, un'iniziativa condivisa dalla famiglia, perché Lorena 40 continua ad essere parte dell'Ateneo. E Lorena è stata ricordata anche con un post dalla cantante Alessandra Amoroso, con quella canzone che la giovane ascoltava sempre e che la legava alla sorella Danila. Io sarò...